che oltre 1.200.000.000 di esseri umani muoiono di fame, e quindi bisogna produrre cibo, non bisogna produrre acqua. Se ciò non è vero, non capiamo perché bisogna sacrificare territori a vocazione, a produzione alimentare per soddisfare le esigenze delle compagnie petrolifere che oggi vanno, diciamo così, ad invadere altri campi e ad impoverire ancora la produzione del cibo. Sappiamo che è in campo una campagna vastissima di incentivazioni, di investimenti per indurre gli agricoltori a produrre tutto ciò che serve a queste finalità. Naturalmente non sono vere tutte le motivazioni che attuano, perché producono ancora cambiamenti climatici e li aggravano. I costi ancora non sono calcolati, saranno incalcolabili, i costi in termini di danni che vengono provocati. Per cui è necessario far avanzare questo concetto, quest'idea di fare rete, e Vigas è uno dei quei contenitori attuali che comprende un po' tutte queste tematiche per poterle portare avanti.